Quali sono le principali difficoltà che sta affrontando l'agricoltura e la frutticoltura in questo momento? I produttori di frutta purtroppo si trovano in uno scenario sempre più complicato. Lavorano, operano in un contesto che è stato caratterizzato negli ultimi anni da notevoli fenomeni negativi. Ad esempio abbiamo l'arrivo di nuovi insetti, nuove malattie per le piante, la difficoltà a reperire manodopera, l'aumento dei costi che c'è stato in seguito a tutte le problematiche che sono successe a livello globale. Abbiamo avuto un forte incremento dei prodotti energetici, come è noto, ma anche i concimi sono praticamente raddoppiati di prezzo negli ultimi anni. Vi è una difficoltà eccezionale, che è quella del cambiamento climatico globale. In particolare sembrava una problematica non nostra, ma che avremmo lasciato in eredità ai figli o ai figli dei figli. Ma purtroppo i frutticoltori possono testimoniare come il cambiamento climatico globale stia già oggi presentando loro il conto. In questo scenario quali sono le possibili soluzioni? La ricerca, l'innovazione, la comunicazione e la promozione sono sicuramente una soluzione per tutti questi problemi. È necessario che a farlo siano gli agricoltori che si mettano in rete, sia sotto forma di cooperative, sia sotto forma di organizzazioni di produzione o anche in forma di unioni di prodotto, anche allo scopo di gestire un'offerta aggregata e quindi avere un maggiore potere contrattuale rispetto alla distribuzione. A livello di distribuzione l'attenzione ovviamente si pone in questo momento sulle difficoltà produttive che si riscontrano poi giornalmente sul mercato, dettate principalmente dalle avverse condizioni meteo che hanno afflitto il paese negli ultimi mesi, e al cercare anche in virtù di queste difficoltà di calmierare il più possibile quella che è l'inflazione che poi si va a abbattere sui costi. Le soluzioni sono sicuramente un presidio forte di quelle che sono le filiere produttive, cercando di dare il nostro contributo in termini di programmazione, in termini di impegni al ritiro poi dei prodotti che mettiamo in produzione, e cercare di contenere, ripeto, i costi lungo tutta la filiera. Il compito della distribuzione è quello di portare sui banchi il prodotto con il miglior rapporto qualità-prezzo, senza speculare su quelle che possono essere anche le stagionalità. Il nostro obiettivo deve essere quello di rendere sempre più ecumenico il consumo della frutta, dell'ortofrutto in generale, anche come modello di dieta, e nel nostro caso noi sponsorizziamo molto l'adozione di uno stile di vita molto sano. Oggi le persone sono molto più attente a consumare i prodotti della stagione. Prima spesso ci pervenivano richieste di prodotti anche fuori stagione, oggi invece abbiamo delle richieste di prodotti che sono sempre più centrati sulla stagionalità. C'è una ricerca di prodotti sempre più appunto tipici dei territori. Ci sono dei modelli a livello internazionale di cui tener presente? Diciamo che noi in Italia continuiamo a avere un po' la leadership, se non altro di pensiero, relativamente ai prodotti freschi e freschissimi. Credo che il modello di consumo italiano possa fare veramente scuola nel mondo.